Io adesso sono in un momento della mia vita dove invece voglio solo verità. Ciao, sono Lori del Santo e questa è la mia puntata di Obbligo o Verità. Raccontaci il tuo appuntamento con Donald Trump. Il mio appuntamento è stato in ascensore. Io l'ho guardato e sono rimasta muta come un pesce perché non mi aspettavo di vedere un multimilionario in un ascensore da sola, io e lui. Spiegaci questa scena di The Lady. Mi chiamo Nancy, ho 21 anni, vado a cavallo e amo molto la danza. Le sono piaciuta? La scena rappresenta un casting per trovare un lavoro come segretaria e invece chi si presenta balla. La realtà è che tante persone cercano un lavoro, ma è diverso da quel lavoro al quale aspirano. Hai mai avuto un uomo stile Corona? Ne ho avuto uno che forse era peggio. L'ho lasciato. Rispondi alle curiosità dei fan di The Lady. Il film è intellettuale e per alleggerirlo ho cercato di mettere delle belle persone e talvolta senza maglietta, anche perché spesso gli uomini che ho incontrato nella mia vita, senza neanche dirmi come si chiamavano, si toglievano la maglietta. Chang è un grande personaggio del mio film, è una storia vera. Io avevo un cameriere, dicevo: Chang, sposta la luce, lui mi diceva: sì signora, e stava fermo. Vabbè, lo devo mettere nel film perché mi faceva troppo ridere. L'ultimo, fai la classifica dei tuoi amanti. Eric non è stato un amante, ma è stato un uomo importante nella mia vita per molto tempo, quindi un grande amore. George è stato un weekend intensissimo, un calciatore. Lui ne valeva la pena. Non mi ha mai mischiato con altre donne, ma evidentemente bastavo io. Dodi è l'uomo che ti stupisce sempre, esce ogni giorno da una barca diversa. Richard, un grande tennista, ero veramente innamorata. Mi ha lasciato lui. Poi questo, beh, lui è l'uomo della mia vita attualmente. 5 anni, non abbiamo mai litigato. Questa è stata la mia puntata di Obbligo e Verità. Voglio salutare tutti quelli che mi hanno sostenuto al GF. È stato per me un percorso non facile, ma sapevo che tanta gente potenzialmente mi amava, quindi mi sono sentita forte.